Buongiorno ragazzi e bentornati ad un altro video. Sono le 8 del mattino di domenica, noi non ci fermiamo. Prima di iniziare volevo ringraziarvi di cuore per tutto il supporto sugli ultimi 4 video di questa serie. Voi non ci pensate nemmeno, ma anche solo un commento a me mette di buon umore, ragazzi, e avrete notato che ci sto mettendo molto più impegno. Voglio che sia una priorità quest'anno, e anche solo un wewayo bella zi, ciao zione, qualsiasi cosa si dice da voi, a me fa un sacco piacere ricevere nei commenti, perché so che il mio lavoro viene apprezzato. E su questo voglio dirvi un'altra cosa, che tutto quello che vedete, il fatto che io posso continuare a fare questo lavoro, tutto questo io lo devo a voi. Senza di voi io non ci sarei. Ve lo dico spesso, ma volevo metterlo nella prima clip del video, così che sono sicuro che tutti voi lo vediate, perché veramente è solo grazie al vostro sostegno, quindi con Muscoli a Vita, con il coaching, con i programmi che acquistate sul mio sito, con la guida scientifica, col vostro sostegno su Kaizen, col vostro sostegno ogni volta che fate un acquisto su Foodspring e usate il mio codice, dice Muscoli a Vita FSG, è così che mi permettete, siete voi, mi permettete di continuare a fare questo che è la mia passione, e io spero di potervi dare qualcosina in cambio. Comunque, enough talking, come direbbero gli inglesi. Sono le 8 del mattino, io oggi ho la mia terza corsa della settimana. Yeah, avete sentito bene, non me la sarei mai aspettato, ma Ele mi ha fatto, diciamo, fall in love con la corsa. Mi ha detto inizia a correre e vedrai che ti piace. E per ora è solo la prima settimana, quindi non vuol dire niente, ma mi sono già allenato con i pesi 5 volte questa settimana, e questa di domenica è la terza corsa mattutina. Non sto facendo niente di incredibile, non sono un corridore, non mi è mai piaciuto veramente correre. Quello che sto facendo adesso è faccio un tracciato di 3.2 km. La prima volta mi sono fermato 3 volte, la seconda mi sono fermato 2 volte, e quindi questa che è la terza proverò a fermarmi solo una volta in questi 3.2 km. Più o meno ci metto sui 20 minuti 25. Anche qui provo a spingermi con un elemento di sovraccarico progressivo, ok, di progressive overload. Quindi sono partito che mi fermavo 3 volte, se riesco già entro la fine della prima settimana a fermarmi una volta, e questo per me, per il mio livello, è già un miglioramento. Keep improving, filosofia Kaizen, mi raccomando. It's fairly chilly, abbastanza freschetto, e io vado, ci vediamo quando torno. E che non lo sapete, mica posso partire così, fra un freddo allucinante. E infatti l'altra volta che ho corso avevo freddo alle orecchie, e nonostante le orecchie penso siano un punto dove sudiamo, quindi abbastanza sarebbe meglio tenerle scoperte all'inizio della corsa per non raffreddarmi tutta la mascella, mi metto il cappellino. E questo è il cappellino della Puma di quando giocavo a calcio al CONI a Roma, perché sì, ho giocato calcio all'Acqua Acetosa. Non so se alcuni di voi la conoscono, sono i campetti della nazionale italiana a Roma, il CONI. Beh, secondo me ora si può partire. Ci vediamo dopo. E raga, io sono appena tornato. Mi sono fermato solo una volta. Dai, vediamo che ore sono. 8:20, 20 minuti, sono partito esattamente alle 8, 20 minuti, mi sono fermato una volta, quindi sovraccarico progressivo applicato, miglioramento continuo, keep improving. Una cosa che ho imparato da Nick Bear, che vi straconsiglio di nuovo di andare a vedere, a me è quello che mi ha messo la voglia di correre sotto, diciamo, il fuoco sotto il sedere, perché per me la corsa l'ho sempre odiata, perché la vedevo solo, pensavo dovessi farlo per bruciare i grassi. Tipo 3-4 anni fa, quando ho iniziato con la palestra, che ascoltavo guru, tutte queste stronzate di gente che si bomba, le riviste Men's Health dicevano ah, devi fare HIIT in alta intensità la mattina, stomaco vuoto. Allora io andavo e lo facevo, e questo mi ha fatto odiare la corsa sempre. L'unica cosa che riuscivo a fare quando correvo, cioè che mi vogliava ricorrere, quando giocavo uno sport, calcio, tennis, ho fatto un sacco di sport. Però con Nick Bear, quello che mi ha detto lui e quello che dice negli ultimi video è secondo me un concetto fondamentale, che se potete ascoltate attentamente, che è: se voi iniziate tutti i giorni
con una cosa difficile da fare, ok? Quindi fate la cosa che è più difficile per voi da fare a inizio giornata. Tutto il resto della giornata è in discesa, perché voi iniziate con questo, diciamo, ostacolo che dovete superare, no? Che è la cosa più difficile che dovete fare nella giornata. Magari avete più resistenza. Se voi fate quello, resistenza nel tipo che non lo volete fare, e anche vi consiglio un libro che si chiama The War of Art, gente artisti o creativi, la cosa che voi avete più resistenza, fatela a inizio mattina. Per me la corsa, io molto probabilmente non so se andrei a correre, perché ancora non è diventata un'abitudine. Non so se andrei a correre tipo più in là nella giornata, ma se io mi sveglio, vedo Ele che va a correre e di conseguenza so che a me non piace così tanto, ma vado e mi obbligo, è così che magari tutto il resto di questa giornata è molto più facile, è in discesa, e io così costruisco un'abitudine, magari mi costruisco il piacere di correre, che devo dire mi sta piacendo. Solitamente quando siete delle pippe non vi piace una cosa, ma piano piano quando vedete una progressione è lì che la cosa è bella. Stessa cosa col fitness, con la palestra. Aspetto Ele, che non sa, eccola. Say hi. Lo vedete? Hi. E niente, questo è tutto. Noi mangiamo e ci andiamo a prendere un caffè. Lady in pink, com'è andata la sua corsa? Bene. Bene? Freddo, eh? Sì. E voilà, eccoci col nostro primo pranzo post allenamento, post corsa di stamattina. Abbiamo deciso insieme ad Ele di fare e di prenderci la domenica come giorno più tranquillo per quanto riguarda la dieta, che magari ci facciamo un piccolo brunch, non cheat day, che proprio spinto cheat day, quello né a me né a lei ci piace, però fare una cosa dove siamo più tranquilli, dove mangiamo un pochino di più, sempre in maniera sana, però magari facciamo appunto una colazione più inglese, una colazione più americana, le pancakes, le waffles, se vogliamo. Oggi invece per me lo tengo abbastanza sano, vi faccio vedere. 3 uova fatte in modo scrambled in padella, mezzo avocado, ci ho aggiunto anche sopra, questo è dello zenzero, ginger, che vi consiglio da tipo 2-3 video di prendere, è una bomba. Questo è del salmone, sono 60 grammi di salmone, affumicato però della versione... Che versione è, amore? Selvaggio, quindi questo è salmone selvaggio, lo prendiamo selvaggio perché ha solamente 3-4 grammi di grasso per 100 grammi, invece che oltre 10 grammi di grasso quello normale, quindi se ce l'avete questo è molto meno grasso, quello selvaggio ve lo consiglio. E poi una fetta di pane di segale, e qua abbiamo il caffè, che sto provando un nuovo modo, che è il caffè filtrato o lo Chemex, Chemex, non so bene come si chiama. Se voi siete esperti in caffè, sapete usare la Chemex, sapete fare il caffè filtrato, lasciatemi nei commenti come fare il miglior caffè, perché mi ci sto, diciamo, appassionando. Penso che mi comprerò una Chemex invece di usare le Nescafé in capsule, che poi è un sacco di plastica. Preferisco fare una cosa un pochino meno inquinante per l'ambiente. Quindi se siete esperti e sapete di cosa sto parlando, Chemex, Chemex si dice, fatemi sapere nei commenti. Io mi pappo questo, che è una bomba, e poi dopo andiamo ad allenarci. Andando in palestra, scusate se non vi guardo negli occhi, ma sto guidando quindi devo guardare la strada. Ci metterò più o meno 20 minuti. Mi faccio solitamente mezza Monster, mi sono portato con me anche mezza pesca per un po' più di carboidrati. Vi volevo un pochino, ho pensato perché no, parlare del mio allenamento in generale. Come avete visto, sto praticamente iniziando a correre e a fare palestra insieme. Oggi ho la seduta A, il che vorrebbe dire che iniziamo con gli squats, perché sto facendo gambe ogni giorno come primo movimento della mia giornata, e per oggi sarebbero
gli squats stamattina ho corso, quindi devo un attimo vedere, speriamo che non ci sia interferenza in testa. Non penso che ce ne sarà, però è effettivamente da ricerca scientifica, ci sono degli studi che dimostrano che se facciamo troppa corsa, allora lì possiamo andare a intaccare, diciamo, in maniera non così positiva anche l'allenamento. Potrebbe esserci appunto questo effetto di interferenza, ovvero se noi corriamo troppo e l'intensità della corsa è troppo alta, poi magari chiaramente rischiamo di magari riuscire a produrre meno forza con l'allenamento, quindi da stare attenti a quelli. Io non penso che sia una cosa importante per me in questo momento, perché non è che stia correndo chissà quanto, sto ancora veramente principiante, quindi non penso ci saranno problemi, però è sempre importante per me saperlo, essere cosciente di questo e vedere se ad esempio oggi gli squat andassero meno bene, ho la mia risposta. E una programmazione è sempre per quello importante, che dico, se avete un programma Excel, potete usare le note nel telefono, tracciare sia la dieta ma anche l'allenamento, avere rep e carico, così siete sicuri di sovraccaricare rispetto alla seduta precedente. C'è gente che dice, oh, semplicemente train harder, come Greg Doucette, che sì, ha senso fino al punto dove quello è completamente qualitativo, non abbiamo nessun tipo di dato quantitativo. Noi che siamo ingegneri ci piacciono i dati, ci piace avere, diciamo, numeri specifici, informazioni specifici, oltre che semplicemente delle cose qualitative. Di conseguenza, se abbiamo un program log sia su Excel che sulle note, possiamo vedere e sappiamo se, che ne so, appunto le cose vanno meno bene del previsto, sappiamo come fare queste piccole modifiche. Io vado adesso, 20 minuti, noi ci vediamo fuori dalla palestra. Ok ragazzi, sto in palestra, oggi è veramente vuota che è una bomba. Iniziamo col primo movimento, c'ho degli squats. Sì, c'ho solamente 80 kg, abbastanza misero. Sono molto più forte di panca, purtroppo le mie gambe stanno indietro rispetto a tutto il corpo. Anche per quello faccio gambe tutti i giorni e li faccio come primo movimento. Nell'ultima vi faccio vedere, tiro fuori il mio programma che c'ho l'Excel. L'ultima seduta avevo fatto 80 kg per 9 nella prima serie, di conseguenza oggi per migliorare devo fare ben 10 rep con questi 80 kg. Let's go, ce li ho. Io ci metto dei ripiani sotto il tallone perché non ho abbastanza dorsiflessione della caviglia e voglio avere un ROM bello ampio, quindi le metto per scendere di più. Dai, ora faccio le ultime due serie sempre con lo stesso carico e poi passiamo a weighted push-ups. Ok raga, ho pensato di fare un piccolo physique update. Calcolate che è un full... not good for COVID. Calcolate che è un full body workout, quindi il pump non è niente di che, ma facciamo solo per vedere a che punto sto. Questa è la condizione attuale. Vedete un po' voi. La schiena, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Secondo me di forma ci stiamo e secondo me quest'anno è veramente dove riuscirò a raggiungere il mio fisico migliore di sempre. La cosa importante, cioè lo dico sempre, ma perché a questo punto io sto già nel mio sesto anno di allenamento natural, i progressi saranno molto molto piccoli e ogni piccolo progresso
per me ci sta, cioè alla fine mi alleno per quello, per progredire lentamente ma continuare a progredire, e io continuerò per sempre, sempre a farlo in modo naturale, perché anche se i progressi sono lenti, insomma sono più belli una volta che riuscite a, appunto, una volta che continuate ad ottenere i risultati, i progressi sono, non lo so, c'è qualcosa, godi di più, a mio parere almeno. Raga, scusate se tutto di un tratto sembravo awkward in quella clip finale, ma letteralmente stavo facendo del posing e è entrato un tipo e nonostante gli iscritti, nonostante io stia facendo questo da tipo 2 anni, comunque delle situazioni awkward ci sono, del tipo appunto ti stai filmando che stai posing e entra un tipo a buffo, non te l'aspetti, quindi ho accelerato un pochino il discorso. Quello che volevo dire erano 2 cose. Uno, quello era il mio physique update con un pump full body, quindi non ho fatto push day o pull day, quindi il pump non era granché, non ho manco fatto braccia oggi, quindi era letteralmente solo un po' di petto, gambe e spalle e un pochino di schiena. Quello era il mio fisico, fatemi sapere cosa ne penso. Io non penso di bulkare sparato questo inverno, penso che resterò qui. E se sono un po' in surplus calorico perché mangio un pochino di più e quindi il mio peso aumenta, va bene comunque, altrimenti io sto in ricomposizione. Attualmente sto in ricomposizione, ok? Però dico, se in caso, diciamo che, come posso spiegarlo? Non voglio fare un bulking dove aumento apposta le mie calorie, ok? Lascio che se la situazione, se ci sono occasioni, feste, cose così, che vado in surplus calorico e di conseguenza prendo un po' di peso, mi sta bene, tanto andiamo verso l'inverno, ma non faccio un bulk apposta, ok? Se succede, succede, ma altrimenti io sto a mantenimento provando a fare una ricomposizione. Quello era il mio primo punto. Il secondo punto era sul natural o il doping. Raga, io vi devo dire la verità, cioè, ma sono abbastanza sicuro che anche molti di voi che stanno guardando, se vi allenate da 2, 3, 4 anni, è abbastanza ovvio che vi è venuto in mente di farvi magari delle sostanze che non sono del tutto naturali. Per quale motivo? Perché c'è proprio questa legge di diminishing returns, per chi ha studiato economia, che più ti alleni, più anni di esperienza hai e più piccoli saranno i returns, più piccoli sarà il risultato che ottieni, ok? Quindi devi mettere così tanta più effort, tanta più, diciamo, voglia e dedizione e costanza da parte tua per ottenere un minimo di risultati, perché mentre nel primo anno, secondo la tabella di Lyle McDonald, si può mettere più massa muscolare, anche 5 kg, 10 kg, in teoria, poi in pratica di solito sei più sui 5 kg nel primo anno di allenamento, con ogni anno in più il tasso di crescita si dimezza, quindi veramente dopo 6 anni io posso mettere 1 o 2 kg di massa muscolare e niente di che in un anno. Quindi per questo c'è la law of diminishing returns e per questo molti saltano e si fanno di doping, perché alla fine è molto più rapido. Sarebbe falso se io non dicessi apertamente che no, assolutamente non ci ho pensato, perché sì che ci ho pensato, ovvio che ho pensato al doping. Non solo perché mi farebbe ottenere più risultati, ma anche perché questo è il mio lavoro, che okay? Io faccio il coach online e purtroppo con i social media, se tu hai un fisico molto migliore sui social, tipo vendi di più per forza di cose, perché la gente si fida di chi ha un fisico pazzesco invece di veramente pensare, ah, ma quello come l'ha ottenuto quel fisico, ma quello quanto ne sa veramente, ma quello che punto di partenza aveva, che trasformazione ha fatto lui e sa far lui ai suoi clienti, capito? Invece no, è molto più andiamo, ah, quello c'ha un bel fisico, allora saprà sicuramente quello che dice. Quindi c'è un incentivo anche lì per il doping, ma io personalmente ci ho pensato, nonostante molti fanno lo switch, guardate Morine, per chi conosce, per chi segue l'industria fitness inglese o americana, anche lui adesso è su TRT, ma TRT, per quanto prescritto da un dottore, per quanto sia magari più sano per lui, è comunque doping, è comunque testosterone esogeno, ok? Che ti inietti da fuori, quindi non è la tua produzione naturale. E molti fanno il salto, ma secondo me, io non, ci ho pensato veramente, e magari l'avrei pure fatto, ma non voglio fare questo salto perché voglio vedere,
voglio essere la prova di ciò che si può ottenere da natural veramente, perché di natural veri su questo YouTube e Instagram ce ne sono veramente pochi, e su questo ci metto la mano sul fuoco, siamo pochissimi, anche gente che non vi aspettate, ok? Anche gente che non vi aspettate si dopa, è la verità del mondo del fitness. Io invece voglio fare tutto naturalmente, se questo vorrà dire non avere il fisico migliore su YouTube e essere preso in giro magari da qualcuno nei commenti, che esso sia, ma questa, vedete il mio punto di partenza, questa è la mia trasformazione e io voglio continuare in modo naturale, sempre, perché mi sento bene così, voglio vedere dove riesco a spingermi in modo naturale e come dicevo nell'ultima clip, se io riesco ad ottenere un bel fisico di cui vado fiero in modo naturale, allora lì sì che ci godo veramente tantissimo. Lì godo veramente tantissimo perché non ho fatto nessuna scorciatoia, è tutto merito del mio lavoro e del mio studio, di quando arrivavo nei punti di stallo che studiavo per come progredire, di quanto i 2-3 anni iniziali non ho ottenuto risultati, di come poi ho studiato per poter spingermi a ottenere più risultati e non semplicemente magari alzare la dose di qualche compound chimico per break the plateau e tipo superare la fase di stallo. Questo era tutto, scusate per la clip iper lunga, non so se finisco qua il video, ragazzi finisco qua il video per oggi, ok? Vi ho fatto vedere la mia trasformazione, vi ho parlato di natural e doping, voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io ti ringrazio di cuore se sei arrivato fino a questo punto del video, spero che ti sia piaciuto questo video, spero ti stia piacendo la serie. Fammi sapere se hai mai pensato anche tu di doparti, perché secondo me tutti noi natural, dopo i primi 2-3 anni di allenamento, un pensierino ce l'abbiamo fatto, ma è abbastanza ovvio, ci aiuterebbe un sacco. Però pensarci non vuol dire poi cadere nella trappola e farselo. Questo è quello che penso io. Bacione, regà, ci vediamo nel prossimo episodio.